e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il Cardinale Claudio Humes, un grande amico, un grande amico. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a 2/3, diviene l'applauso consueto, perché è stato detto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò, mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri. In relazione ai poveri ho pensato a Francesco di Assisi. Poi ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva fino a tutti i voti. E Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. L'uomo della comunità, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. In questo momento anche noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? L'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ma come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Dopo ho fatto diverse battute, no? Ma tu dovresti chiamarti Adriano, perché Adriano VI è stato il riformatore, bisogna riformare. E un altro mi ha detto: no, no, tu, il tuo nome dovrebbe essere Clemente. Ma perché? Clemente XV, così ti vendichi contro Clemente XIV, che ha soppresso la Compagnia di Gesù. Voglio tanto bene, vi ringrazio tutto quello che voi avete fatto e penso al vostro lavoro, vi auguro di lavorare con serenità e con frutto e di conoscere sempre meglio il Vangelo di Gesù Cristo e la realtà della Chiesa. Mi affido all'intercessione della Beata Vergine Maria, stella della evangelizzazione, e auguro il meglio a voi e alle vostre famiglie, a ciascuno delle vostre famiglie. Un parto dal cuore, a tutti voi la benedizione.